La situazione in farmacia, intanto come si vive da un mese a questa parte? Dall'abbigliamento penso che si possa capire, ovviamente impegnativo lavorare in questo modo, però d'altra parte è l'unico modo per proteggersi. Noi abbiamo anche degli schermi in plexiglass che consentono comunque di mantenere la distanza. Ovviamente la tipologia del lavoro è cambiata perché gli ingressi sono regolamentati, poi a seconda delle dimensioni delle farmacie, alcuni fanno entrare uno per volta, chi due. Noi siamo abbastanza fortunati perché abbiamo quattro singole postazioni distanziate di 2 metri l'uno dall'altra, quindi facciamo entrare 4 persone per volta, però comunque la tipologia del lavoro è sicuramente cambiata, più lenta, è cambiato anche il rapporto col paziente inevitabilmente. Senta, ma che cosa chiedono i cittadini? Informazioni, notizie? Prevalentemente la richiesta principale è quella ovviamente di essere rassicurati, di avere informazioni certe sul comportamento, se ci sono ovviamente, cosa che in questo momento non ci sono, dei farmaci o comunque delle terapie che possano garantire protezione o sicurezza. E poi una delle domande forse più comuni è quella delle mascherine, quindi ecco. Le mascherine sono, allora, quelle chirurgiche, che in realtà sarebbero monouso, sono parzialmente arrivate, quindi c'è una consegna, seppur in quantità limitata, di queste mascherine che da un paio di giorni e basta cominciano ad arrivare. Non bisogna però dimenticare che sono mascherine che servono solo a evitare che chi le indossa possa eventualmente contagiare una persona, quindi possono essere utili magari per chi va ad aiutare o comunque ad assistere una persona anziana o comunque malata che ha patologie importanti, però in realtà non danno garanzia di protezione dal virus, quindi fondamentalmente l'utilizzo è un utilizzo parziale. Fra l'altro sarebbero monouso, quindi in realtà anche questo fa sì che se la mascherina viene usata frequentemente il tessuto si sciupa e a quel punto non dà neanche quella protezione per la persona che si trova di fronte. Quindi diciamo che sono mascherine che dovrebbero arrivare in grandi quantità, però per il momento in grandi quantità non stanno arrivando, anche perché noi abbiamo scelto di vendere solo mascherine certificate CE. Le mascherine invece che proteggono dal virus, allora, sono introvabili? Le mascherine che proteggono dal virus, che in realtà sarebbero quelle col filtro FFP3, sono introvabili e purtroppo abbiamo provato a guardare anche su internet in tutti i canali possibili. Ci sono dei canali che sembra che diano disponibilità, ma non si conoscono i tempi di consegna e hanno dei prezzi spropositati. Noi per il momento le uniche che riusciamo a reperire sono queste chirurgiche. Speriamo più avanti che si riesca poi ad avere una fornitura un pochino più costante e poi a quel punto in modo tale che la popolazione ce l'abbia. Certo, ma verranno vendute comunque anche le chirurgiche in maniera contingentata oppure no? Noi più di 2 mascherine a persona non diamo, o meglio a famiglia, proprio per evitare di finirle subito. Anche perché le richieste sono effettivamente molto, molto alte. Però io ribadisco, secondo me nel momento in cui si mantiene la distanza di sicurezza e ci si lava molto bene le mani, soprattutto quando si torna a casa, quella è la raccomandazione più importante di tutta, che vale più di qualunque mascherina.